tua Madonna della Villa. Era quella, 8 era, no? Non è catturato, vada, catturato Madonna della Villa. Ok, d'accordo, grazie, 8 lepri, va bene. Femmina. Giovane. Ciao, qua, ma lì sei da chi sai? Fa presto, voglio andare. Il bottone auricolare che viene messo porta un numero progressivo, la sigla della provincia e l'anno in cui l'animale viene liberato. Perciò c'è 2001, un numero progressivo, che è quello che, lei scrive sulla che, è quello che viene scritto sulla cassetta, e P.A.L, provincia Alessandria, in maniera tale che si sappia sempre in ogni momento, quando viene recuperato uno di questi animali, quale sia la provenienza, perché non è detto che gli animali stiano esattamente nel posto dove vengono liberati. Con questo sistema si riescono a fare anche dei controlli sulla dispersione, sul movimento che fanno questi animali. Noi abbiamo messo più volte animali all'interno delle zone di ripopolamento marcati, ricatturati negli anni successivi, e abbiamo potuto capire anche qualcosa di più sulla sopravvivenza e sulla territorialità di questi animali. Poi altre indagini più dettagliate si fanno ad esempio con la radiocollaratura, che è un altro dei sistemi che serve appunto per fare delle indagini molto più specifiche. Grazie. E dopo che le hanno viste i veterinari, noi provvederemo alla distribuzione. Ad ogni comune verrà assegnato una, due, tre o più coppie di lepri con la numerazione che noi gli diamo. Perciò sappiamo esattamente tutto l'iter che fanno questi animali catturati qui, vengono liberati in quel comune là, quando verranno o uccisi o ricatturati sappiamo dove. Perciò questo permette di chiudere il ciclo. Buon appetito a tutti e grazie della vostra cortesia. 132 lepri oggi. Un bel applauso. Ce l'hai gli anelli, dai. Questo è il maggiore, no? Questo è il maggiore, sì. Poi hai preso anche gli altri. Tu? Anche il minore. Abbiamo, dov'è? 27. Non è stata la specie nuova. Come ospite. Non variamo. Faremo per ultimo. Eh sì, un po' di suspense. 32,5. Lì per campolare, lì faccio inquadrature un po' diverse dall'altra. Eccoci qui. 48. Verranno fuori e si faranno prendere. Avranno due caratteri, a parte una colorazione più sbiadita, però ci sono le timoniere centrali allungate. L'altro che l'occhio è nero e non rosso. Questo è un carattere sicurissimo. Invece sulla femmina adulta la grossa sulle femmine e sui maschi il discorso sta tutto nella colorazione dello specchio dell'ala. Adesso combinazione abbiamo preso tutti i maschi, se c'era una femmina si poteva vedere, ma è apprezzabile facilmente, direi, non è così, direi di sì. 100. La coda non sbagliarmela più. E 119 totale. Sembra la placca di cova, ma nei coraciformi sono tutti pelati sotto comunque, sia maschi che femmine. Volevo prendere il gruccio.
con questa associazione buona parte dei paesi europei hanno aderito a delle norme internazionali che vengono oggi utilizzate in quasi tutti i paesi europei, in maniera tale da poter raccogliere informazioni alla fine. Becco, la misura del becco non si prende dall'inizio delle penne, ma si prende da un punto ben preciso, che è lo scalino che il becco forma con la fronte. I codici del muscolo. Non senso chi arriva. Eh? 53,5. Banale passero al merlo e poi tutti sono incantati da questo. Povero passero, povero merlo. 35. Non si gira più quando passi. Qua o condividono. Penso che si. Non c'è un bello. Anche nei rondoni, per esempio. No, ma no. L'hai fatto Gianni? Sì, sì, fatto, ma no. Liberarlo. Dritto, giralo. Stiamo cucendo. Ah no, guarda, è una cosa pazzesca. Prova a girarlo. Ma mi dà la sensazione di cadere. Cade, ma poi parte. Dà la sensazione, ecco. Adesso questo... Nel diploma. Sapete chi è quello là che va? Ah, non sei tutti nello stesso corso? Sì, sono tutti il diploma. Non so, l'anello è l'89. Sì. Allora, maschio adulto, parti inferiori da giallo vivo. No. Sto già partendo scritto. Da giallo vivo a bianco giallastro, raramente con deboli screziature. Il terzo sesso. Maschio dal primo e secondo anno, quasi inferiori verde giallastro. Allora scusa, perché mettono quel disegno lì? Però il disegno ti frega. Grigio scuro, demarcazione netta, giallo poi non striato. Verde giallastro. Femmine simili ai giovani del primo e del secondo anno. No, però il maschio guarda che... Poi qua c'era questo giallo qui che era molto più esteso, mi ricordo. 46. Tu fai anche questo, lo metti là a fianco. Mi mettete via le scatole nell'ordine in cui le facciamo, in modo che poi cominciamo di nuovo dalla prima. Sì, sì, sì. Così ho tutto in fila e non... E difatti guarda come sono addirittura usurate, arrotondate. Quindi è classe 6. 6, maschio adulto. Che meraviglia di bestie. Non mi eccito più con niente, mi sto eccitando con le rosse. Ma io c'era un... non vorrei vedere. Non vorrei vedere. No. Vengono fuori anche dei bellissimi dati di biometria, non so in Italia quanti hanno dati di biometria su queste specie. Difatti Gio mi dice, beh, è interessantissimo perché aggiorniamo i dati. 169, molto lunga la... Ma ho fatto 117. Ho fatto già un po' così a occhio le medie, no, occhio matematico, le medie ponderali di tutti i maschi e di tutte le femmine. Tra i maschi e le femmine c'è un netto di differenza, di peso, di questi pochi che abbiamo preso fino adesso. 100 la coda. Pochi, avresti firmato per prendere pochi così un mese fa. Sì, eh? Ma anche qualche altro. Anche che arriva nazionale. Non c'è nessuno. Lavorano su 6. 54. E quante ne avete prese? Ma siamo già, penso che con queste qui arriviamo intorno alla quarantina. L'anello. Perché sennò avrebbe delle barature su quelle. No, non ho capito. Vecchia perché se no. No, ecco, vecchia. No, vecchia. Vecchia, intendo dire che ha super, è nel suo almeno secondo anno di vita, sì, perché sì, ha completato tutta la muta delle remiganti primarie. Nei giovani dell'anno, ossia quelli che sono nati nel 2008, sì, che sarebbero in classe 5 adesso, queste due qui sono appuntite, ne troveremo, penso. Okay. Rimangono ancora
da mutare, vecchie appuntite. Scusa, e in alcuni casi hanno l'apice, un puntino bianco in punta ancora, non in tutti i casi. Sì, adesso te lo leggo. 60-662. Guarda, vai pure. Oggi è il 10. 11. Natalì è diventato un maschio adulto, è catturata adesso un anno e mezzo. Ma la cosa più interessante è che ne hanno ricatturata un'altra con un anello che dico non è un anello di l'anno scorso, no? Che non sia, mi è strano. Vado a vedere, era un altro giovane inanellato nelle reti normali dove catturiamo gli uccelli, inanellato da Pullus a giugno del 2006, perciò 2006, 2007, 2008, siamo nel suo... E l'avete preso lungo Scrivia? Sempre qui nella zona. Sì, la dei gruccioni e l'ha ripreso adesso nelle gabbie. Però sopravvivono, si difendono, si riproducono, la cosa interessante è che... Questi qui sono arrivate con le loro gambe. Queste qui nessuno le ha messe, nessuno le ha messe. Queste qui sono arrivate qui, hanno cominciato a colonizzare tutta l'asta dello Scrivia a partire dai confini con Genova, arrivare fin dopo Tortona. Ce ne sono, almeno ce n'è 30, senti, ma 30 coppie che si riproducono qui. Ma i vecchi, le rosse nella Scrivia, piana mai, non hanno mai... mai. Però sta situazione qui, mi riferiva Spanò e anche uno di Parma che segue lì nel Taro, segue le rosse, che da un po' di anni sta succedendo anche lì, nel Taro, tutti questi torrenti del Piacentino, dell'Emilia, nei greti molto ampi, molto aperti, molto secchi, adesso sono colonizzati dalle rosse. Ok, io sono pronto. Sei pronto? Sì. Lo so. Quella lì è andata bene. Spettacolo.